ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo una rilassatissima Giusy e Francesca un po' in ansia perché ha visto gli utensili del tavolino che sono un po' preoccupati. Demonetizzano. Da un mago. Potete analizzare questi oggetti tranquillamente, quindi il mazzo di carte, sono le Harry Potter playing cards. Silente. Harry Potter. Questo si chiama... Cioè, nessuno dei due ha visto mai Harry Potter. Non segue Harry Potter. Ron? Va bene. Mazzo di carte che potete analizzare e mescolare liberamente. Purtroppo sono cugine. C'è poco. Stile. Sì. Giusy. Tu vuoi analizzare nel frattempo gli utensili? Allora, manca la Nutella. E il pane. Direttamente sul vaso. Ok, sì. Ok. Non si fida, mescolate per bene. Vuoi continuare il miscuglio e fare qualche taglio? No, fatto benissimo. Ok, allora liberamente dovrai scegliere una carta. Non ti sentire influenzata. Ah, sto scherzando. Questa. Ok. Cosa guarda, le ricordala. Ok. Ok, la metti qua. L'hai fatta vedere in camera? No. Faccio vedere io. Ah, l'ho visto anch'io. Non è importante. Abbiamo il 6 di cuori, sì. Ok. Che vado a prendere e mettere. Visto che tecnica. Voilà. Anni di esperienza. Ok, vado, posso anche fare un miscuglio. Wow. Giusy. Dimmi. Scegli una carta. Questa. Quella che vuoi. Ok. Anche in questo caso, guarda, le ricorda. La faccio vedere o no? Ma vediamo tutti. Ok, 10 di quadri. 10 di quadri. Ok. 10 di quadri, ok. Anche in questo caso la vado a prendere e la vado a lasciare in mezzo. Oh. Inserisci? Perfetto, perfetto. Guarda, vado a fare un miscuglio e vado a fare anche un taglio. Ok. Adesso ti faccio capire il perché abbiamo... questo tovagliolo. Un tovagliolo analizza. È un tovagliolo. Analizza. Perché sono pericolose. Va bene. Guarda cosa vado a fare. Vado a chiudere. Sento la vado a fare un fagotto. Ti ricorda qualcosa questa magia? No, ho dimenticato. Ok. Guardate un po'. Ci sono due carte disperse. Dovete sapere che io, dopo anni e anni di esperienza, come dici tu, sono riuscito a capire bene o male dove possono essere le carte. Però sono riuscito a farlo anche con un mazzo non solo adesso per me intoccabile, immanipolabile, ma addirittura coperto. Io non ho alcun riferimento. Sono davvero curiosa di vedere. Vi faccio una domanda. Le due carte adesso io schioccando le dita andranno vicine. Il coltello volete che si trovi sopra le due carte o al centro? Vai, decidi tu. Tra le due carte e il coltello al oppure... al centro. Tra le due carte? Ci provo. Allora. Secondo me... qua. Se, vabbè. E... ah, quindi mi tagliavo. Come vedete, il mazzo è... infilzato. Direi. Ok. Non so se si vedrà a casa. Esattamente al centro. Quali erano le carte? Lo mostrate così avete riferimento. Sei di cuori, eh? Sei di cuori. Di quadri. Quadri. Attenzione. O era il 10 di quadri. Era il 10 di quadri. E il quadri. Sei di cuori. Il mazzo, come avete visto, non più manipolabile, solo tanti anni di gioco shock. No, mi piace tantissimo la reazione di e quando fa così è veritiera. È come se sono veritiera. Come quelle di Giusy. Mamma mia, wow. Wow. Ok ragazzi, io vi ringrazio per il supporto costante perché abbiamo superato i 27.000 iscritti, ti sei perso tante cose. Cioè dai disegni del pancione, finalmente sei qua a fare queste magie con noi e siamo arrivati a 27.500 iscritti. Quindi se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Se vi piace la serie con ospiti, con Francesca e con Giusy, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mannaggia, è gratis e quindi buona magia e ci divertiamo un po'.
Adesso passiamo al tutorial, quindi le saluto. Ciao a tutti. Scompaiono? No, scompaiono. Okay. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, passiamo al tutorial di questo gioco di magia, che come avete visto è davvero molto visuale, ma credetemi, anche in questo caso sarà davvero molto semplice. In realtà sul mio canale abbiamo visto già qualcosa di simile, dove con il coltello andavo a trovare la carta dello spettatore, però in questo caso, approfittando appunto della presenza di Francesca, ho pensato di ricreare questo gioco appunto dando la possibilità di inserire il coltello o sopra le due carte o addirittura esattamente al centro. Allora, bando alle ciance, vediamo subito come realizzare il tutto. Però non prima di dirvi appunto che mazzo utilizzato e appunto la mia attrezzatura, dove acquistarla, eccetera eccetera. Come vedete non ho più le Harry Potter playing cards, non perché le ho distrutte con il coltello, ma semplicemente perché sono rimaste alla Spezia. Quindi sto registrando il tutorial di questo gioco in momenti completamente diversi. Il mazzo in questione erano le Harry Potter playing cards in versione Grifondoro. Vi ricordo che ci sono tutte e quattro le casate. Nel mio caso adesso sto registrando il tutorial con le Bicycle Supreme Line, delle carte davvero di ottima qualità e soprattutto con un sacco di carte gaff e, come vi ho detto già in altri video, delle carte super economiche ma dalla qualità davvero incredibile. Secondo me è il miglior mazzo per poter iniziare a far magia. Questo, le carte di Harry Potter, tappetini, libri, DVD, Cubefix anche in versione digitale adesso, potete acquistarli sullo store lassonellamanica.com con il codice sconto ALEMAGIX. Mi raccomando, taggatemi nelle vostre stories e io ricondividerò i vostri scatti. Ma detto questo, bando alle ciance, vediamo un po' come realizzare il tutto. Il mazzo di carte potrà essere mescolato, quindi liberamente, senza problemi. Possiamo utilizzare davvero qualsiasi mazzo di carte, possono anche mancare alcune carte, può essere un mazzo da briscola, da scopa, è un mazzo da Yu-Gi-Oh! Insomma, tutto quello che avete a casa, perché non servirà assolutamente sapere il valore, non dobbiamo fare dei conteggi, non è un gioco matematico, ma appunto un gioco visuale. L'unica tecnica che dobbiamo utilizzare è semplicemente quella di posizionare le carte selezionate o in cima o in fondo. Lì potete utilizzare davvero qualsiasi tecnica. Adesso ve ne farò vedere una, ma è una delle mille. Forse quella che ho utilizzato io è quella meno opportuna da utilizzare in camera. Come vi ricordo sempre, utilizzate i miei video per prendere spunto per realizzare le vostre creazioni magiche. Cioè, mi fa piacere che voi scriviate nei commenti: Ale, ma potevi forzare in quest'altro modo? Oppure Ale, potevi utilizzare quest'altro finale? Perché comunque date spunto a chi poi leggerà i commenti a come realizzare in una maniera diversa la magia che faccio vedere. Però in realtà i miei video servono proprio a questi, per stimolare la vostra creazione e quindi poi realizzarla secondo il vostro modo migliore appunto nel fare magia. Allora, nel mio caso ho fatto selezionare due carte realmente dal centro del mazzo. Nel momento in cui lo spettatore va a guardare la sua carta, quello che vado a fare è semplicemente posizionare in break la carta dal fondo. Per farlo possiamo farlo col mignolo, quindi come una pinky count, oppure semplicemente spostiamo facendo attrito con la mano l'ultima carta e mettiamo tutto in break. Questo break poi dobbiamo portarlo nell'altra mano in questo modo. Quindi lo spettatore ci darà la carta, noi faremo un taglio in questo modo, lo spettatore metterà la carta e 99% la metterà di dorso, così. Quello che faremo sarà questo. Possiamo anche vedere la carta, quindi la sposto con il pollice della mano sinistra e faccio questo. Nel rifare questo movimento, quindi dando una sorta di continuità, faremo girare sia l'asso, ma faremo anche scivolare la carta che era in break. Quindi in questo modo metteremo questa carta qui, al centro dell'altro mazzetto, e poi il tutto lo metteremo qui. In realtà la carta rimarrà qui, l'asso di picche, quindi questa sarà una carta completamente al caso. E la faremo inserire in questo modo. Quindi prima carta ce l'abbiamo in cima. Mescuglio. Seconda carta. Esattamente la stessa identica cosa. Lo spettatore prende questa carta, la guarderà, nel frattempo noi, come avete visto, ho fatto il break, 10 di quadri,
che lo spettatore in questo caso metterà di faccia, probabilmente, perché ha visto che l'abbiamo vista la prima e quindi adesso magari l'altra la metterà già così di faccia, ma nessun problema perché la gireremo sempre con la stessa tecnica e faremo scorrere anche l'altra. Questa la metteremo qui, questo la metteremo qui. La faremo inserire in questo modo. E così abbiamo le due carte in cima. Io ho utilizzato questo metodo che a me piace perché do l'impressione allo spettatore appunto che la carta va inserita all'interno del mazzo. Voi utilizzate quello che vi pare. Quello che dobbiamo fare adesso sarà fare un miscuglio, mantenendo sempre le due carte in cima, e un taglio. Però nel taglio dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare questa cosa qui. Dobbiamo col pollice leggermente spostare la carta così, non serve tanto, faccio vedere, proprio un millimetro. Possiamo anche far scivolare il mazzo in questo modo perché comunque la carta sarà sempre, come vedete, sporgente. Quando noi poi andremo a fare il fagottino con il nostro tovagliolo, andremo ad addrizzare le carte in maniera tale che qui vedremo la carta. Allora, se lo spettatore ci chiede di posizionare il coltello sopra le due carte, metteremo semplicemente questo coltello sopra la carta in out jog, ovvero la carta che fuoriesce. Se dice esattamente al centro, andremo a metterla sotto, quindi sopra andrà sopra le due carte, sotto andrà esattamente al centro. Quello che andremo a fare sarà trovare il nostro scalino e mettere la carta. E faremo realmente vedere che stiamo bucando il mazzo di carte. Quindi, come vedete, il coltello ha perforato esattamente dalla metà del mazzo, fuoriuscendo in questo modo. Adesso io nel mio caso ho fatto finta che lo spettatore abbia detto, come nella performance, di appunto infilzare il coltello tra le due carte. Quindi quello che accadrà sarà questo. Andremo a strappare il tutto in maniera scenica in questo modo e avremo 10 di quadri. L'altra carta sarà l'asso di picche, che si troverà esattamente nell'altra posizione. Quindi sopra avremo le due carte, sotto avremo le carte esattamente al centro. Quindi spero che questa magia vi sia piaciuta, secondo me davvero molto semplice ma molto scenica, visuale. E se volete altri video del genere, mi raccomando, scrivetelo sotto nei commenti, o magari volete dei riadattamenti particolari di mie vecchie magie, come in questo caso, potete farlo benissimo. Vi ricordo di seguire sia Giusy che Francesca, se volete seguite anche me, che magari vi spoilerò qualcosa in anteprima. E grazie della visione, grazie del vostro supporto e noi ci vediamo al prossimo video!